Oggi parliamo delle 26 qualità di un carattere perfetto, Acharya. È un seminario molto bello, tenuto da Sua Santità Sarvaswarupa Maharaj, che è uno dei primi discepoli di Srila Prabhupada, che analizza tutte queste qualità, che si presentano naturalmente in un puro devoto, in una guida, in un maestro spirituale, in un Acharya. Acharya significa colui che insegna con l'esempio. Namam Vishnu Padaya Krishna Prashaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvate Deve Goravani Prachadine Nirvishesha Sumyavadi Pashatya Deshatarine Vancha Kalpata Rubya Chakripa Sindhubya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gora Bhatta Vinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Ci sono un po' di amici e devoti sul web, eh? Hare Krishna. C'è Michela. Un saluto. Un saluto a Michela, tanti saluti a Michela. Bhakta Rosario, Roberto da Varese. Elisa, Narjain Rishinga. Ah, Elisa, la mia amica. Giampiero, Darò, Hare Krishna. Krishna. Allora, quindi leggiamo sia dalla Bhagavad Gita che da questo testo di Sua Santità Sarvarupa Maharaj, di queste 26 qualità di un carattere perfetto. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Allora, qui si comincia con questa bellissima domanda che potete leggere sulla Bhagavad Gita, il verso 54 del capitolo 2, in cui Arjuna chiede: Krishna, da che cosa si riconosce una persona che ha la coscienza immersa nella trascendenza? Come parla e quali sono i suoi discorsi? Come si siede e come cammina? Quindi, come si riconosce una persona che ha la coscienza immersa nella trascendenza? Perché, in accordo con le scritture, una persona che ha la coscienza immersa nella trascendenza manifesta queste 26 qualità divine di cui parleremo in questi giorni. E nella spiegazione, Prabhupada
Subito dice, ogni individuo ha per natura caratteristiche particolari. Ognuno nel mondo materiale, noi vediamo, ci sono persone timide, riservate, persone che hanno nature diverse o segni diversi. E in accordo con alcune caratteristiche possiamo riconoscere che tipologia di persone sono. Per esempio, Prabhupada dice, è possibile riconoscere un ricco, un malato o un erudito da certi sintomi specifici. La stessa cosa si applica a una persona cosciente di Krishna. Quindi anche una persona cosciente di Krishna, un aspirante devoto, ha delle caratteristiche specifiche. Dovrebbe manifestare queste caratteristiche. Adesso studieremo quali sono e soprattutto come si manifestano. Ha un suo particolare modo di parlare, di camminare, pensare, sentire e così via. Tutti descritti nella Bhagavad Gita. Nella Bhagavad Gita c'è la descrizione di tutti i caratteri, delle caratteristiche di una persona cosciente di Krishna. La cosa più importante, l'aspetto più importante che Srila Prabhupada, Hare Krishna, Srila Prabhupada sottolinea, la cosa più importante è ciò di cui parla, perché sono i discorsi a contraddistinguere una persona. Noi possiamo comprendere realmente che abbiamo davanti, appena incomincia a parlare. In accordo con quello che dice, subito si può comprendere che tipo di persona abbiamo di fronte. Infatti, Prabhupada spiega, finché non apre bocca, uno sciocco può passare inosservato, soprattutto se ha una bella presenza. Ma non appena inizia a parlare, si rivela per quello che è. Quindi la prima caratteristica di una persona cosciente di Krishna è che parla solo di Krishna o di argomenti che lo riguardano. Da questa caratteristica, cioè da questa particolare caratteristica, derivano tutte le altre che troveremo descritte nei versi seguenti. E adesso analizzeremo quali sono queste 26 qualità divine, qualità perfette che si manifestano in un puro devoto, in una persona cosciente di Krishna, un Vaishnava. Qui nell'introduzione, Sua Santità Sasvarupa Maharaj spiega, nei suoi insegnamenti a Sanatana Goswami, Sri Chaitanya descrisse le 26 qualità del Vaishnava. Sono 26 le qualità principali di un Vaishnava, di un devoto, di un puro devoto. E le analizzeremo, oggi analizzeremo 4 qualità. Allora, i devoti sono sempre misericordiosi, umili, veritieri, equanimi con tutti, innocenti, magnanimi, miti e puliti. Non possiedono beni materiali e si dedicano al benessere di tutti. Sono pacifici, abbandonati a Krishna e liberi dal desiderio. Restano indifferenti di fronte al guadagno materiale e sono fissi nel servizio di devozione. Controllano completamente i 6 difetti, la lussuria, la collera, l'avidità e così via. Mangiano solo il necessario e non sono soggetti all'ebrietà. Sono rispettosi, seri, compassionevoli e liberi dal falso prestigio. Sono amichevoli, poetici, esperti e silenziosi. Questo è in accordo con le scritture, con i Veda e con gli insegnamenti di Sri Chaitanya Mahaprabhu, che è Krishna stesso, sono le 26 qualità di un carattere perfetto, cioè che si manifestano nel puro devoto, nell'acharya. C'è colui che insegna con l'esempio. Quindi, dopo aver letto queste caratteristiche, uno potrebbe pensare, io sono ben lontana, almeno parlo per me, sono ben lontana avere neanche un'ombra di queste qualità. Allora subito Maharaj dice, un devoto comunque non deve sforzarsi separatamente per raggiungere ognuna di queste qualità. Come Shukadeva Goswami spiega nello Srimad Bhagavata, nel 6° canto, solo un essere raro che ha adottato il servizio devozionale perfetto e puro a Krishna può sradicare la gramigna delle attività peccaminose in modo definitivo. Questo risultato può essere ottenuto solo con la pratica del servizio di devozione, proprio come il sole può dissipare immediatamente la nebbia con i suoi raggi. Perché per manifestare queste qualità dobbiamo liberarci dalla
dal compiere attività peccaminose, dove per peccaminose si intende attività che vanno contro la nostra stessa natura, cioè la natura di anime spirituali. Per questo si intende per peccato, quando non si agisce in conformità della propria natura, della vera natura, quando non si agisce per soddisfare Krishna e i suoi puri rappresentanti, quando agiamo per soddisfare noi stessi, allora in quello significa agire in maniera peccaminosa, andare contro la nostra vera natura, che è quella spirituale. Quindi, qua è spiegato che una persona che ha adottato il servizio di devozione perfetto e puro. Perfetto e puro significa che ininterrotto e senza desideri personali, questo significa perfetto e puro, cioè dove costantemente ogni nostra azione, qua si parla, ricordo, di puri devoti, di maestri spirituali, di acciaria. Quindi quando si raggiunge un servizio di devozione perfetto e puro, dove non ci sono interessi personali, dove non c'è interruzione, allora in quel caso la gramigna delle attività peccaminose può essere sradicata in modo definitivo, questo è quello che afferma il Bhagavatam. E questo risultato, questa liberarsi da queste tendenze peccaminose, può essere ottenuto solo con la pratica del servizio di devozione, proprio come il sole può dissipare immediatamente la nebbia con i suoi raggi. Quindi pensate com'è potente il servizio di devozione, cioè l'agire per soddisfare Krishna e i suoi puri devoti. È così potente che può sradicare queste cattive tendenze, queste tendenze demoniache. Demoniache significa che vanno contro la nostra stessa natura, cioè quella spirituale. E sempre nel Bhagavatam è spiegato nel quinto canto che tutte le qualità divine degli esseri celesti, come la rinuncia, il sacrificio, la conoscenza, eccetera, si manifestano naturalmente in colui che si dedica completamente al servizio di devozione, a servire Krishna, Dio, la persona suprema e i suoi puri rappresentanti. Per questo qui Sua Santità Sarvarupa Maharaj sottolinea: un devoto non deve sforzarsi separatamente per raggiungere ognuna di queste qualità. Queste qualità si manifestano, sono il risultato di un impegno reale, genuino, nel servizio di devozione. Non è qualcosa che possiamo ottenere in maniera separata, o non è qualcosa che possiamo ottenere con uno sforzo intellettuale. Non posso dire no, adesso voglio essere misericordioso o misericordiosa, voglio essere umile, o voglio essere equanime con tutti, voglio essere questo, voglio essere quello. Non è così, queste si manifestano grazie all'impegno nel servizio di devozione, questo è il primo punto. Infatti Maharaj spiega: semplicemente eseguendo il puro servizio devozionale un devoto ottiene tutte le buone qualità, e grazie al servizio di devozione che si possono sviluppare queste qualità, non c'è un altro metodo. Per questo queste qualità si manifestano nei puri devoti, negli acciaria, nelle guide. Perché? Perché la loro vita è completamente dedicata al servizio di devozione. Dedicano tutto, pensieri, mente, corpo, qualunque cosa la dedicano a servire Krishna. E come leggevamo prima nella Bhagavad Gita, la prima caratteristica è che parlano solo di Krishna. Mi ricordo al villaggio di Krishna, ero lì da poco tempo, e io, una devota, avevamo accolto una coppia di ragazzi, era la prima volta che venivano, e dopo un po' di volte lei ha detto: guarda, qui mi siete tutti simpatici, è bello quando danzate, è buono quello che cucinate, però non è possibile, si parla solo di Krishna. Allora la devota ha detto: quella cosa che hai detto sono delle cose bellissime. Se tu pensi che si parla solo di Krishna, allora vuol dire che siamo sulla buona strada. In realtà questa è una caratteristica, dovrebbe essere la caratteristica di una persona cosciente di Krishna. Così come, per esempio, una persona innamorata parla sempre in un modo o nell'altro, in maniera diretta o indiretta, della persona amata. Qualunque cosa vede gli fa ricordare la persona di cui è innamorata, o comunque la persona che ha nel cuore. Quindi il servizio di devozione è veramente molto molto potente, cioè ci permette realmente di manifestare queste 26 qualità divine.
Qual è il motivo, qui Maharaj spiega, qual è il motivo per cui il signor Chaitanya, cioè che Krishna stesso, descrive queste 26 qualità? Perché se ne parla? Uno potrebbe dire, qual è l'utilità di sapere di queste qualità? Sono due i motivi principali. Una ragione per mostrarci la ricchezza del carattere del Vaishnava. Uno dei motivi per cui il signor Chaitanya parla di queste caratteristiche è proprio per glorificare il devoto, proprio per glorificare il Vaishnava, l'Acharya. Perché se noi glorifichiamo Krishna, se noi glorifichiamo i puri rappresentanti di Krishna, i suoi devoti, Krishna realmente è soddisfatto. Pensate, se per esempio voi incontrate un signore o una signora con il loro cagnolino, se voi incominciate a glorificare il cagnolino, ma com'è bello questo cane, ma com'è così, com'è quella, subito il padrone o la padrona del cane è in estasi, anche se noi non abbiamo glorificato la persona stessa, ma abbiamo glorificato il suo cagnolino. E così Krishna è felice nel sentire glorificare i suoi puri devoti. E quindi questa è una glorificazione del Vaishnava, una glorificazione delle caratteristiche del maestro spirituale, dell'Acharya. E l'altra ragione, questa è una ragione, l'altra ragione è così noi possiamo vedere se stiamo sviluppando queste qualità. È un test per vedere noi a che punto siamo nella nostra vita spirituale. Vita spirituale, ricordiamo, è un percorso intenso, profondo, e quindi studiare delle caratteristiche degli acciari e dei puri devoti ci aiuta a comprendere realmente dove siamo, e soprattutto quanto dobbiamo ancora fare, quanto siamo lontani dal traguardo, se uno è onesto naturalmente. E quindi questi sono i due motivi principali. Infatti nella Bhagavad Gita Srila Prabhupada scrive: nell'avanzamento nella scienza spirituale si deve avere un metro di misura per vedere quanto si sta procedendo. Ognuno può giudicare rifacendosi a questi metodi di cui si parla nella Bhagavad Gita. Così come noi, se vogliamo andare in un posto, riusciamo a capire se stiamo andando nella direzione giusta perché ci sono dei segnali, così anche nella vita spirituale questi sono dei sintomi, grazie, dei sintomi per comprendere se stiamo andando nella giusta direzione. Quindi ascoltando come i grandi devoti manifestino queste qualità, noi possiamo capire meglio la cultura trascendentale, possiamo realmente comprendere che cosa significa vita spirituale, che cosa significa trascendere la realtà materiale, cioè andare al di là della realtà materiale e arrivare a una piattaforma realmente spirituale. Però per fare questo dobbiamo ascoltare ciò che riguarda questi puri devoti, perché servendo questi puri devoti si possono ottenere, si possono sviluppare, si possono manifestare queste qualità, e grazie al servizio reso a loro. Per questo è importante comprendere che l'istruzione del maestro spirituale, l'istruzione dell'acharya, l'istruzione del guru, della guida, dovrebbe diventare la nostra stessa vita e anima, perché servendo loro, servendo questo desiderio, servendo la loro istruzione, noi possiamo realmente sviluppare anche una briciola di queste divine qualità, che sono appunto le qualità di un carattere perfetto. Allora, cominciamo dalla prima qualità. Allora, la prima qualità è misericordioso. Se vuoi c'è il primo anno che può declamare. No, io scusa Gauranga, ma vorrei Mangala. No, Mangala, vicino? No, Mangala. Misericordioso. Questa è la coscienza di Krishna. I puri devoti sono così assorti nella coscienza di Krishna che non hanno altra occupazione, benché le loro azioni e i loro pensieri possano sembrare di altra natura. Essi meditano sempre su Krishna. Il sorriso di una persona cosciente di Krishna è così attraente che da solo è sufficiente a conquistare numerosi ammiratori, discepoli e seguaci.
Spiegazione Srimad Bhagavatam 3.22.21. Grazie Mangala. Hare Krishna. Hare Krishna. Scusa Jai Goranga. Allora, questa è la coscienza di Krishna. I puri devoti sono assorti nella coscienza di Krishna, non hanno altra occupazione. Questa è la caratteristica del puro devoto. Ed è molto bello, il sorriso di una persona cosciente di Krishna è così attraente che da solo è sufficiente a conquistare numerosi ammiratori, discepoli e seguaci. Perché? Perché va al cuore delle persone. Ci sono diversi livelli. La bellezza esterna, la bellezza fisica attrae la vista. Noi rimaniamo attratti quando vediamo qualcosa di bello. L'abilità, la praticità, l'essere svegli attrae la mente, ma il carattere attrae il cuore delle persone. Per questo si parla di queste 26 qualità e del carattere perfetto. E questa è la misericordia, perché Srila Prabhupada, l'Acharya, così come tutti gli altri Acharya, vengono definiti misericordiosi. Che cosa consiste questa misericordia? Loro accettano il nostro servizio, il nostro tentativo di servirli, pur sapendo bene, pur conoscendo le nostre carenze, le nostre cattive qualità o il fatto che magari vogliamo comunque ottenere qualcosa da quello che facciamo. Il puro devoto, l'acharya, ne è consapevole. Però perché accetta lo stesso il nostro servizio? Lo setaccia, un po' come si fa con la farina, che si setaccia la farina dalle impurità. Così l'acharya, il puro devoto, il maestro spirituale, setaccia. Perché sa che se non accetta il nostro servizio di devozione, non c'è speranza per noi. Invece accettandolo, Krishna lo accetta, perché lui lo accetta, quindi Krishna lo accetta, e questo permette a noi di avere un minimo di speranza nel cammino devozionale, nel cammino spirituale. Questa è la misericordia del puro devoto, che lui accetta e attrae, conquista le persone, perché proprio in virtù del suo carattere perfetto, del suo carattere che manifesta queste 26 qualità. E qua nei suoi insegnamenti a sua madre Devahuti, Cicapila, parla della misericordia come uno dei sintomi di un sadhu. Sadhu vuol dire proprio una persona santa, un saggio. E Srila Prabhupada scrive: egli, il Vaishnava, è misericordioso perché è il benefattore di tutti gli esseri viventi. Egli non è non soltanto il benefattore della società umana, ma anche il benefattore della società animale. È detto qui Sarva Dehinam, che indica tutti gli esseri viventi che hanno accettato corpi materiali. Non soltanto gli esseri umani hanno un corpo materiale, ma anche altri esseri viventi come i gatti e i cani hanno corpi materiali. Il devoto del Signore è misericordioso con tutti, i gatti, i cani, gli alberi, eccetera. Egli tratta tutti gli esseri viventi in modo tale che essi possano alla fine ottenere la salvezza da questo coinvolgimento materiale. Questo è tratto sempre dalla spiegazione dello Srimad Bhagavatam, anche questo è tratto dal terzo canto, come questo sì, punto. Sì, sì. Sì, Kapila Deva, sì. E Maharaji subito dice: noi possiamo pensare, sì, Caitanya e Srila Prabhupada possono essere misericordiosi, ma come posso io essere misericordioso? Come si può manifestare in me questa qualità? Cosa significa essere misericordioso? La risposta è che servendo la grande anima misericordiosa e la sua causa, possiamo agire misericordiosamente sotto la sua guida. E noi possiamo servire il Mahatma misericordioso, quindi possiamo condividere la sua distribuzione di misericordia.
E qui Maharaj fa un esempio molto bello. Dice: ad un medico sul campo di battaglia, impegnato nel compito di fasciare le ferite, può mancare un sentimento profondo di misericordia. Pensate a questo. Un medico che deve fare questo servizio magari non è così incline, ma egli è comunque misericordioso perché il suo lavoro partecipa di una missione di misericordia. Quindi nel momento in cui noi abbracciamo il movimento di Srila Prabhupada e la sua missione, anche se noi non abbiamo questa misericordia verso i nostri simili, che dire poi degli animali, degli alberi, di questo, di quello, siamo molto lontani, anche se noi non abbiamo questa misericordia, però servendo servendo il puro devoto che è misericordioso e servendo la sua attività di predica, che è la vera misericordia, allora possiamo manifestare questa qualità divina, partecipando a questa missione. E qua c'è un punto fondamentale: la misericordia è espressa al suo meglio non solo curando i bisogni del corpo degli altri, ma restituendo la loro eterna relazione con Krishna. In questo consiste la misericordia del puro devoto. Ci dà gli strumenti per far sì che si possa risvegliare il nostro naturale amore per Krishna. Quindi non si cura solo dell'aspetto fisico, dell'aspetto esterno. In questo consiste la sua misericordia, che ci aiuta a risvegliare il dono più prezioso, cioè che l'amore per Krishna, che è presente nel cuore di tutti gli esseri, ma al momento è latente, è coperto. Questi principi sono misericordiosi e chiunque li segua abbandona automaticamente ogni sorta di comportamento scorretto. Questa è la misericordia. Noi possiamo ottenere, quando riconosciamo che stiamo ottenendo qualcosa che non, in realtà non ci meritiamo, parlare di Krishna, parlare di Dio, della Suprema Personalità di Dio, offrire servizio di devozione, sono attività molto elevate. Noi in realtà le diamo un po' per scontate, ma magari ci abituiamo al tempio, ci abituiamo al prasadam, ci abituiamo alla compagnia dei devoti, e ci abituiamo a tante cose dandole per scontate. In realtà quello che noi stiamo ottenendo è realmente solo e pura misericordia, perché grazie all'intervento puro di Srila Prabhupada che noi possiamo in qualche modo servire Krishna, Dio la Persona Suprema e i suoi rappresentanti. Quindi nel momento in cui realizziamo che ciò che stiamo ottenendo non è quello che ci meritiamo, ma è solo grazie alla misericordia di Srila Prabhupada, degli Acharya, allora in quel momento queste qualità divine cominciano a risvegliarsi. Nel momento in cui riconosciamo che grazie alla misericordia del puro devoto, perché se non ci fosse stato lui, il suo intervento, nessuno di noi poteva continuare a cantare i santi nomi o seguire i principi regolatori. Questa è solo la misericordia dell'acciaria e grazie alla sua benevolenza. In questo consiste la misericordia. Non so se c'è qualche punto fino adesso, perché altrimenti passiamo all'altra qualità. Se c'è qualcosa che vi ha, di cui volete parlare. Intanto fino adesso abbiamo analizzato la prima qualità, che appunto è la misericordia. Maharaj è molto chiaro. La seconda qualità è l'umiltà. Che viene anche definita, il devoto non è un provocatore, anche comunque l'umiltà. Vuoi leggere Massimiliano? Sì. Umile. Personalmente sono una nullità. Sono venuto qui per ordine del mio maestro spirituale, il quale ha gentilmente inviato tutti voi ragazzi per assistermi.
in qualunque modo sia accaduto, io non ho meriti. Tutti i meriti vanno al mio maestro spirituale, perché lui ha organizzato ogni cosa. Ed io sto semplicemente cercando di conformarmi al suo ordine. Lettera 16 ottobre 1968. Allora, qui si parla dell'umiltà. L'umiltà è fondamentale nella vita di un aspirante Vaishnava. Sull'umiltà poggiano tutte le altre caratteristiche. Grazie all'umiltà noi possiamo mettere a servizio, possiamo connettere con Krishna, possiamo connettere tutte le altre qualità a Krishna solo grazie all'umiltà. Sull'umiltà tutto si basa. È fondamentale. E questa lettera rappresenta la reale, la genuina umiltà, che è uno degli ornamenti del puro devoto, del Vaishnava. Una genuina umiltà, una reale umiltà, unita a una ardente determinazione. Queste sono le due qualità che caratterizzano il Vaishnava, il puro devoto. Il riconoscere, qui Prabhupada dice, io non ho meriti, tutti i meriti vanno al mio maestro spirituale. Questa è umiltà, riconoscere che non è grazie al nostro sforzo, che non è grazie alle nostre abilità, che non è grazie a noi che possiamo ottenere qualche successo nella vita spirituale. Questa è la vera umiltà. Anche Bhaktivinoda Thakur, per esempio, che è un altro acciaria, un acciaria liberato e dotato di speciale potere, egli descrive se stesso come un'anima condizionata e caduta. E si lamenta per aver sprecato la sua vita senza coscienza di Krishna. E gli dice che sta arrivando alla coscienza di Krishna alla fine della sua vita, non per una sua virtuosa decisione, ma perché la vita materiale l'ha rovinato e adesso non ha alternative. E questi sono grandi acciarie, sono maestri, e mostrano la loro umiltà nel non sentirsi maestri, nel non sentirsi importanti. In accordo con il dizionario della lingua italiana, la parola umile significa consapevole delle proprie carenze. Krishna, il signor Chaitanya e tutti gli acharya ci insegnano che l'umiltà è fondamentale. L'umiltà non è una cosa superficiale, profonda, onesta e naturale, e viene quando un'anima condizionata vede il suo fallimento e senza pretese prega Krishna di essere perdonata e chiede di essere impegnata nel servizio di devozione. Una persona può manifestare umiltà quando vede veramente che sta fallendo, cioè quando vede che si sta comportando non come dovrebbe. E quindi chiede perdono a Krishna per questa perdita di tempo, per aver dedicato così tanto tempo alla gratificazione dei sensi. E mi ricordo che una delle nostre guide una volta mi disse: hai dedicato così tante vite a Maya, all'energia illusoria, almeno una, almeno questa la devi dedicare a Krishna. E non me lo disse per scherzare, era serio quando me l'aveva detto. Cioè, almeno una vita, almeno questa ti devi sforzare, la devi dedicare a Krishna. E devi vedere che tutto il resto che hai fatto fino adesso è stato un'inutile perdita di tempo. È importante nella vita di un aspirante Vaishnava comprendere che quello che sperimentiamo nel mondo materiale, cioè questa ricerca di piacere, ci può creare solo tanta sofferenza. Perché questo ci rende realmente umili, che non vuol dire essere umiliati. Perché nel mondo materiale noi proviamo tanta frustrazione, perché abbiamo tanti desideri, vorremmo avere più soldi, vorremmo avere magari un lavoro stabile, vorremmo avere una casa bella da condividere con la persona amata, vorremmo avere una famiglia, vorremmo avere questo, ognuno di noi ha tanti, tanti fumetti, no? Tanti desideri. Allora, ogni volta la natura materiale ci piega, nel senso che questi desideri rimangono frustrati, non vengono soddisfatti e quindi ci umilia.
Quello non è essere umili. Essere umili è riconoscere veramente di dipendere solo ed esclusivamente da Krishna. E qui Srila Prabhupada nella Bhagavad Gita scrive: umiltà significa che uno non dovrebbe essere ansioso di avere la soddisfazione di essere onorato dagli altri. Può succedere soprattutto nella vita spirituale, poiché quando uno si impegna a servire Krishna, che è la persona suprema, l'infinitamente affascinante, uno può anche sviluppare delle qualità, delle abilità. Uno può distribuire tanti libri, può cantare bene, può cucinare bene, può vestire bene le divinità, può essere un bravo predicatore, può avere veramente tante, tante qualità. Ma se pensa che queste qualità siano dovute a lui o a lei, allora quello è motivo di caduta nella vita spirituale. Umiltà significa riconoscere che qualunque cosa noi facciamo, qualunque impegno abbiamo, è solo grazie al maestro spirituale, così come Prabhupada ci sta insegnando qui. In qualunque modo sia caduto, io non ho meriti. Non è merito mio se ho fatto qualcosa di buono, non è merito mio se tu vedi qualcosa di buono in me, è grazie al mio maestro spirituale. Spesso che quando una persona è umile, nel momento in cui viene glorificata o apprezzata, che cosa prova una persona umile quando viene glorificata o apprezzata? Prova imbarazzo e contemporaneamente prova anche vergogna, perché sa che non è merito suo. Come un ladro che viene scoperto, non è merito suo, è grazie al maestro spirituale, è grazie ai devoti che c'è qualcosa di buono che qualcun altro può vedere. Questo significa umiltà. E anche il Signore Chaitanya ci insegna: si dovrebbero cantare i santi nomi del Signore in un umile stato di mente. E cosa significa umile stato di mente? Ritenendosi inferiori a un filo di paglia sulla strada, si dovrebbe essere più tolleranti in un albero, privi di ogni senso di falso prestigio e sempre pronti a offrire proprie omaggi agli altri. In tale stato di mente si possono cantare i santi nomi del Signore costantemente. Questo stato di mente viene definito un umile stato di mente. Quindi, ritenendosi inferiore a un filo di paglia sulla strada, tolleranti di un albero, l'albero tollera qualunque cosa e contemporaneamente ci dà rifugio, tollera il freddo, tollera la pioggia, qualunque cosa. Per questo viene detto, dovremmo essere tolleranti come un albero non si lamenta. E un filo di paglia sulla strada, perché il filo di paglia viene sempre schiacciato, e rimane lì, anche lui non si lamenta, non si ribella, privi di ogni senso di falso prestigio e sempre pronti a offrire proprio omaggio agli altri. Una persona umile è pronta a offrire gli omaggi senza aspettarsi di essere ricambiato, senza aspettarsi di essere onorato, glorificato. In questo stato di mente, con questa attitudine, si possono cantare costantemente i santi nomi di Krishna. Questo è quello che il Signore Chaitanya ci spiega. L'umiltà è gloriosa ed è una delle prime qualità di una persona situata a un livello trascendentale. Le qualità dell'umiltà e della mitezza portano molto velocemente alla realizzazione spirituale. Questo è quello che afferma Srila Prabhupada. L'umiltà davanti a Krishna è naturale perché egli è supremo. Similmente, l'umiltà davanti a Vaishnava è altrettanto naturale perché il Vaishnava è il servitore del più grande. Questa umiltà dovrebbe, nei confronti di Krishna, del maestro spirituale, nei confronti di Krishna, della persona suprema, dovremmo provarla anche nei confronti del maestro spirituale e dei suoi puri rappresentanti. Perché? Perché è servitore del più grande, è servitore di Krishna. E per comprendere quanto è importante coltivare questa qualità dell'umiltà, a volte si fa un grafico. Il mio maestro spirituale a volte fa questo esempio circa sulla legge di gravità. Vediamo se lo ricordo. Allora,
più il falso ego aumenta, quindi più pensiamo di essere noi l'autore delle azioni, più pensiamo di essere bravi, più pensiamo di essere qualunque cosa, però il meglio di sempre meglio migliore di qualcun altro. Più pensiamo questo e quindi più andiamo su in questo senso e più andiamo giù come coscienza spirituale, più cadiamo. Più coltiviamo l'umiltà e ci sentiamo veramente insignificanti in maniera genuina e più saliamo nella vita spirituale, più facciamo avanzamento nella vita spirituale. Allora, questo non è naturalmente automatico, essere realmente, sviluppare queste qualità. Come abbiamo detto prima, sono il risultato di un impegno nel servizio di devozione. Però dobbiamo comprendere che l'umiltà è la base. Nella Bhagavad Gita, vediamo il verso, capitolo 13, sì, 13, 8, 12, Krishna dice: l'umiltà, la modestia, la non violenza, la tolleranza, la semplicità, l'accettazione di un maestro spirituale autentico, la purezza, la costanza, il controllo di sé, la rinuncia agli oggetti del piacere dei sensi, la libertà dal falso ego, la percezione che nascita, malattia, vecchiaia e morte sono mali funesti, il distacco dai legami familiari, l'equanimità in ogni situazione, piacevole o dolorosa, la devozione pura e assidua per me, il desiderio di vivere in luoghi solitari, il disinteresse per la società materialistica, il riconoscimento dell'importanza della realizzazione spirituale e la ricerca filosofica della verità assoluta, io dichiaro che questa è conoscenza e ciò che vi si oppone è ignoranza. Qual è la prima qualità che hai elencato? L'umiltà. Su questo si fonda tutto il resto. L'umiltà è la prima qualità che Krishna elenca e dice: questa è conoscenza. Una persona umile ha realizzazione spirituale. Senza umiltà, quello che noi possiamo avere sono solo una conoscenza teorica, ma non c'è realizzazione se non c'è una genuina umiltà. E a nostro livello, avere una genuina umiltà significa pregare gli acciaria, pregare il maestro spirituale, pregare i puri devoti per far sì che questa qualità si manifesti. Perché la tendenza dell'anima condizionata, quindi la nostra tendenza, è a inorgoglirci per qualsiasi cosa, anche per una minima cosa. Possiamo inorgoglirci anche per cose minime, anche per come ci vestiamo. Anche in un tempio uno si può inorgoglire per come ha messo il stario, per come ha messo il doti, o per come è capace il pulire. Come pulisco io non pulisce nessuno. O come vesto io le divinità non le veste nessuno. Quando le vesto io si riconosce il tocco, che sono stata io, sono stato io. Come distribuisco io i libri, come predico alle persone, nessuno lo può fare. I versi che so elencare io, nessuno è in grado di ricordarli a memoria. Quindi a qualsiasi livello, in qualsiasi realtà noi siamo, si può sviluppare sempre. Abbiamo questa tendenza proprio al falso ego, all'orgoglio. Quindi dobbiamo necessariamente pregare gli acciaria, pregare il puro devoto, perché senza umiltà queste qualità divine non si risvegliano, non si presentano, perché l'umiltà è la base, è fondamentale. E una persona realmente umile è felice. Una persona umile non è depressa. Nel mondo materiale, se noi non siamo in grado di fare qualcosa, ci sentiamo inferiori a qualcuno, quello che si manifesta è depressione. Cioè, ma perché? Proprio io? Lui o lei lo sa fare, io no. Nel mondo spirituale è il contrario, una persona umile è una persona felice. Perché? Perché riconosce la grandezza di Krishna e dei suoi puri rappresentanti. E quindi non è depressa. E questo permette di fare avanzamento nella vita spirituale. E come dicevo, non è qualcosa di meccanico,
Non possiamo imporcelo in maniera arbitraria o automatica, dobbiamo pregare per manifestare queste qualità. Così come questi grandi acciaria, come Bhaktivinoda Thakur, dice: io sono caduto, sono un'anima condizionata e caduta. E Bhaktivinoda Thakur è un acciaria liberato, è un maestro spirituale liberato, completamente dedicato alla vita, completamente dedicato a Krishna, e lui si presenta così. Srila Prabhupada dice: io non ho meriti, tutti i meriti vanno al mio maestro spirituale. Questa è la vera umiltà. Queste sono le qualità di un devoto che riconosce che qualunque cosa fa di buono è grazie al maestro spirituale, grazie ai devoti, non è merito suo. Questo è molto importante. E qui Maharaj dice: preghiamo quindi di essere devoti umili, accettando con sottomissione l'ordine del guru di Krishna di eseguire le loro istruzioni. Chiunque tu incontri, parlagli di Krishna. Noi dovremmo quindi pregare per far sì che questa qualità venga risvegliata, che è l'umiltà. Io vado avanti, se c'è qualcosa mi fermatemelo. Sì. Se l'umiltà è la base, qui è menzionata come seconda qualità, no? Sì. Non lo so perché qui è menzionata come seconda, però è la base, in accordo con la Bhagavad Gita. Cioè questo che vediamo, quindi è l'ordine dell'importanza, cioè, oppure sono queste tutte... Sono tutte qualità divine e spirituali. Il livello spirituale è tutto assoluto, non c'è prima una poi l'altra. Però in accordo con quello che c'è scritto sulla Bhagavad Gita, la prima parola è l'umiltà. La prima qualità richiesta è l'umiltà. Se non c'è umiltà non ci può essere misericordia, così come non ci può essere tutto l'altro. E grazie all'umiltà che noi possiamo mettere al servizio di Krishna tutte le altre qualità, diversamente no. Questa è la prima qualità. In ordine di importanza, diciamo. L'umiltà è la prima, la fondamentale. Sì. Krishna. E quando ho elencato le qualità, hai detto dalla Bhagavad Gita, hai detto dal distacco degli affetti familiari. Ah, questo sì. Mi ha colpito. Sì, lo immaginavo, infatti. No, diciamo, non è il punto della... Però te lo dico. Allora, qui ti leggo quello che Prabhupada dice a proposito. Per quanto riguarda il distacco dalla famiglia e dalla casa, non si tratta di reprimere i sentimenti naturali verso la moglie e i figli. Ma quando essi rappresentano un ostacolo alla vita spirituale, è meglio distaccarsene. Questo non significa che fisicamente uno abbandona moglie, figlio, lavoro, ma quello che devi abbandonare sono questi legami, la fiducia e la fede in questi legami, nei legami materiali, se diventano un ostacolo alla tua vita spirituale. Questo dipende da qual è il nostro desiderio primario. Il modo migliore di rendere felice la propria casa, Prabhupada spiega, è diventare cosciente di Krishna. È sufficiente cantare il mantra Re Krishna, Re Krishna, Krishna Krishna, Re Re, Re Rama, Re Rama, Rama Rama, Re Re. Questo è il primo punto per rendere felice la propria casa. Il secondo è mangiare i resti santificati del cibo offerto a Krishna, quindi cibarsi solo di cibo benedetto, solo di prasada. Il terzo punto è leggere le scritture come la Bhagavad Gita e lo Srimad Bhagavatam. Il quarto è rendere culto al Signore nella sua forma arcia, le divinità. Queste quattro attività renderanno gioioso chiunque le pratichi. Quindi anche la vita familiare può essere gioiosa se viene vissuta in modo cosciente di Krishna. Ognuno dovrebbe invogliare i propri cari a seguire questa via. Mattina e sera tutta la famiglia può unirsi e cantare Hare Krishna.
Chi può modellare la vita familiare su questi quattro principi e sviluppare la coscienza di Krishna non ha alcun bisogno di lasciare la casa e accettare l'ordine di rinuncia. Ma se i familiari, se i legami familiari sono di ostacolo al progresso spirituale, non si deve esitare a troncarli. Come Arjuna bisogna essere pronti a sacrificare tutto per conoscere e servire Krishna. Arjuna non voleva uccidere i componenti della sua famiglia, ma quando capì che rappresentavano un ostacolo alla sua realizzazione spirituale, seguì le istruzioni di Krishna e combatté. In ogni circostanza dobbiamo distaccarci dalle gioie e dai dolori della vita familiare, perché è impossibile in questo mondo essere del tutto felici o del tutto infelici. Quindi l'insegnamento è che diventare devoto o aspirante devoto di Krishna non significa che vieni costretto a lasciare moglie nel tuo caso, più che marito, moglie, figli, casa, lavoro. Quello che noi dobbiamo abbandonare è la mentalità con cui ci approcciamo a questo, cioè la mentalità di godimento, è quello che dobbiamo troncare, perché quello è un ostacolo alla vita spirituale. Questo significa staccarsi da questi legami in maniera sobria, in maniera genuina, naturalmente. Però dobbiamo comprendere, per questo dicevo, una delle prime qualità richieste per un aspirante devoto, per una persona aspirante, un aspirante spiritualista, è non riporre fede e fiducia nelle dinamiche del mondo materiale, essere un po' disilluso, perché, come dice qua Prabhupada, dobbiamo distaccarci dalle gioie e dai dolori della vita familiare. Gioie e dolori vanno e vengono come l'alternarsi delle stagioni. Dobbiamo staccarci da queste dinamiche, come tollerandole, però non dobbiamo in queste dinamiche. Questo significa distacco. Va bene? Ok. Non vuol dire che devi fare valigia e bagagli così da un giorno all'altro, dice, ti saluto. No, è distacco dalle... Gioie e dolori, cioè nel senso dalla nascita di un figlio, di un nipote, per esempio, eccetera. Sì. Puoi godere della gioia, no? È momentanea, è una gioia momentanea, non è una vera gioia, perché... quel bambino... dovrà poi inevitabilmente soffrire, perché questa è la natura. Per quanto, infatti, la prima cosa che fa un bambino quando nasce è subito piange, tutti ridono, sono contenti, il bambino immediatamente piange. Può sembrare una stupidaggine, però fin da subito si soffre. Noi dobbiamo essere felici pregando Krishna, fai in modo che io possa dargli in qualche modo la coscienza di Krishna a quest'anima. Per questo dobbiamo essere felici, nel senso positivi verso quest'anima, ma non godere della nascita fine a se stessa, perché là dove c'è nascita c'è morte, in accordo con la Bhagavad Gita. Quindi inevitabilmente quest'anima dovrà in un modo o nell'altro soffrire, soprattutto in Kali Yuga, dove la sofferenza è una caratteristica costante, c'è sempre un peggioramento. No, non possiamo essere felici di questo, ma possiamo far sì che in un modo o nell'altro si possa condividere la coscienza di Krishna con queste persone. E qui è la misericordia, l'essere misericordioso, il voler condividere quello che, il dono che abbiamo, che è la coscienza di Krishna. In questo può essere felice, ma non di altro. Perché realmente dove c'è nascita c'è morte, è l'unica cosa certa. Quando si nasce non ci sono altre certezze, se non quella che prima o poi dovremmo lasciare questo corpo. E questo non vuol dire essere pessimisti, dice, guarda, questi Hare Krishna sono proprio... Però è la realtà dei fatti. Noi non abbiamo la data di scadenza, così come magari c'è scritto su, non so, sulle confezioni o sui pacchi. Normale c'è una data di scadenza. Da definire, poi c'è. C'è, però c'è, quello è mica con qua certo. E noi non lo sappiamo. Non lo sappiamo, in un modo o nell'altro in realtà sì, è definito, però noi non lo sappiamo. Questo significa staccarsi dalla vita familiare. Sì, grazie a te. Ci ha detto che ha 15 domande. No, non è vero. No, deve andare lui. Sì.
Sì, ti do il prasadam prima di andare. Devi andare a suonare? No, ah, ma... No, un dolcetto. La buona cena, ho paura che si rovina, perché non va bene. Allora, buona cena. Sì? Okay. Hare Krishna, grazie di essere venuto. Allora... Non so se voi ce la fate ancora, continuiamo, sono andato meno 10. Non ne facciamo tu. Ne mancano anche 3-2. Allora, la terza caratteristica è che il devoto è veritiero. Allora. Angelo, vuoi leggere tu? Però devi avvicinarti. Hare Krishna. I devoti offrono sempre umilmente i propri rispetti a tutti, ma quando avviene una discussione su uno specifico punto delle scritture, essi non si attengono alla consueta etichetta. Enunciano solo la verità, sebbene questa possa talvolta non essere necessariamente piacevole. Lettera 9 agosto 1976. Stavo cercando qui anche nella Bhagavad Gita, abbiamo stato a capitolo 16, verso 4. C'è la definizione anche qui di veridicità. No, allora 16.4. No, ecco, no, scusami, è 16.3. La parola satyam, che significa appunto verità, indica che non si deve deformare la verità a fini personali. Alcuni passi delle scritture vediche sono difficili da comprendere, perciò occorre studiarne il significato e la finalità presso un maestro spirituale autentico. Questo è l'unico modo per capire Veda. Quindi essere veritieri significa non deformare la verità a fini personali. Qui, come Srila Prabhupada spiega in questa lettera, i devoti offrono sempre umilmente i propri rispetti a tutti. Ma quando avviene una discussione su uno specifico punto delle scritture, essi non si attengono alla consueta etichetta, enunciano solo la verità. Allora, per esempio nelle scritture... Quando Srila Prabhupada spiega e parla dei principi regolatori, per alcuni può essere difficile comprendere l'importanza di questi principi regolatori, o soprattutto di uno in particolare, per esempio quello che riguarda l'attività sessuale illecita, quello è il più difficile da comprendere. Però un devoto quando è veritiero, quando presenta la coscienza di Krishna così com'è, senza scendere a compromessi, questo è quello che ha fatto Srila Prabhupada, questo è quello che fanno gli Acharya. Non la trasforma a fini personali, nel senso che non voglio dire una verità camuffata per essere simpatico o simpatica o per ottenere più seguaci. Dico le cose così come sono, in accordo con gli insegnamenti di Srila Prabhupada e dei suoi puri rappresentanti. Questo significa enunciare la verità, sebbene talvolta possa non essere necessariamente piacevole. Non è piacevole andare dalle persone e dire e renderle coscienti che prima o poi dovrei morire. Cioè, uno dice, ma con tutti gli argomenti che ci sono, proprio di questo mi devi parlare. Non è piacevole, però è veritiero il devoto, perché dice, guarda, perché dovrei lasciare il corpo, preparati per questo momento che prima o poi arriverà anche a te.
Sì, però magari per... dice, è meglio così si incomincia ad accettare, però per alcuni può risultare difficile. Mi ricordo un mio caro familiare in un momento in cui è stato fisicamente molto male. Ah sì, in cui è stato molto, molto male. Io mi chiedeva, gli ho detto, guarda, è normale, qui, prima o poi dovrai morire. No, di questo proprio non voglio parlare. Parliamo della cura, diciamo, quale cura? Però, perché i medici non lo stavano curando. Un altro mio caro confratello, Madhavananda, proprio, che ha lasciato il corpo da pochi anni, era proprio nella fase terminale. E sua grazia Madre Srivita Prabhu ci ha raccontato che quando lui è andato a parlargli per salutarlo, ha meditato su cosa dirgli e gli ha parlato di come prepararsi al momento di lasciare il corpo senza, come si dice, addolcire la pillola. Sì, è così. Questo significa essere veritieri. Preparare, parlare della verità, ma per parlare della verità dobbiamo necessariamente conoscere la verità, non possiamo parlare di qualcosa che non conosciamo. Per questo ci si deve preparare, come? Praticando il servizio di devozione, perché in questo modo Krishna ci dà l'intelligenza per parlare, per presentare la coscienza di Krishna così com'è, in modo genuino. Questo non significa che come aspiranti devoti abbiamo la licenza ad attaccare chiunque. Oggi si sta dicendo le cose come stanno, quindi è ovvio che c'è una modalità, non è che puoi andare dirgli ricordati che non sei questo corpo, ricordati magari uno che sta male, dice, ma, o che ha la febbre alta, non è che vai così naturalmente, ci vuole una sensibilità che quella avviene grazie all'impegno nel servizio di devozione, però contemporaneamente dobbiamo essere integri, non scendere a compromessi. Questo significa essere veritiero. Ed è una caratteristica che viene molto apprezzata dalle persone sagge, la veridicità. Si racconta di un grande saggio che lui accettava come discepoli solo ragazzi nati in famiglie braminiche, quindi che venivano da un'elevata casta sociale. E c'era un ragazzo, un aspirante discepolo, che era molto attratto da questo saggio, che voleva diventare suo discepolo, e quindi va da lui e gli dice, io vorrei servirti, vorrei essere tuo discepolo. E subito il maestro spirituale gli chiede, chi è tuo padre? Per sapere se era un brahmana. Lui veniva da una famiglia degradata e lui dice, io non so chi è mio padre, e quindi devi sapere chi è tuo padre, chi è tua mamma. E quindi lui va da sua mamma e dice, ma chi è mio padre? Non lo sapeva realmente. E la mamma, perché aveva avuto diversi compagni, non era proprio una prostituta, però aveva avuto diverse relazioni. Ricordavo che era una prostituta. Praticamente perché era di una classe bassa, aveva avuto più relazioni. Ma non è che aveva proprio. Cioè, uno deve essere in accordo con quello che ho studiato, non è una prostituta. No, ha avuto più relazioni, può succedere. E quindi chiede, mamma, chi è mio padre? E lei dice, io non lo so. Se non me lo ricordo, non lo so. E quindi quando lui torna dal maestro spirituale, dice, io non so chi è mio padre, ma neanche mia madre lo sa. Quindi noi non sappiamo. E allora il maestro spirituale dice, proprio perché tu sei onesto e veritiero, ti accetto come discepolo, perché questa è la caratteristica, le caratteristiche di una persona elevata è quella di essere veritieri, cioè di dire la verità. E vediamo se c'è un altro
passaggio sempre nella Bhagavad Gita e diventa suo discepolo, quindi, questo ragazzo. Allora, vediamo le comunità. È sempre... Ok. La veridicità consiste nel presentare per il bene di tutti i fatti così come sono. Le convenzioni sociali ci spingono a dire la verità solo quando è piacevole. Ma che genere di verità è questa? I fatti non devono essere deformati. La verità deve essere esposta apertamente affinché tutti possano vedere le cose come sono. Dire la verità significa, per esempio, denunciare che il tale dei tali è un ladro, se lo è, fosse anche una verità spiacevole. Per definizione, la veridicità esige che i fatti siano presentati nella loro giusta luce per il beneficio di tutti. Questo significa essere veritiero. Naturalmente, come dicevo prima, c'è un'etichetta anche. Questo non è che dà la licenza a un devoto di buttare in faccia la filosofia a chiunque incontra. Però bisogna essere veritieri. E sempre nella Bhagavad Gita, per comprendere, per essere veritieri dobbiamo anche conoscere la verità. Cosa dice Krishna ad Arjuna? Cerca di conoscere la verità avvicinando un maestro spirituale autentico. Ponigli delle domande con sottomissione e servilo. L'anima realizzata può rivelarti la conoscenza perché ha visto la verità. Quindi per conoscere la verità, per parlare della verità, per presentare la verità, per essere veritieri, dobbiamo rivolgerci a qualcuno che è veritiero, che conosce la verità. Questo è il maestro spirituale. E la modalità con cui ci si avvicina al maestro spirituale è quello di porgli delle domande con sottomissione. Allora, domande con sottomissione significa che io faccio delle domande perché voglio conoscere la risposta. E non solo voglio conoscere la risposta, voglio seguire la risposta. Ma se io penso di avere già delle risposte, naturalmente non sarò incline a fare domande. Nessuno può insegnarmi qualcosa se io penso già di sapere. E quindi per questo, per avvicinare un maestro spirituale, innanzitutto bisogna avere delle domande da fare, altrimenti è una perdita di tempo, non puoi avvicinare un maestro spirituale se non hai delle domande da fare sulla vita spirituale. Su come posso diventare un devoto, una persona cosciente di Krishna, come posso servire Krishna e i suoi puri rappresentanti? Questo è domande con sottomissione e servirlo. Servirlo significa servire le sue istruzioni, cioè servire i suoi insegnamenti, oltre anche al servizio fisico. Ci sono anche delle opportunità anche di servirlo fisicamente. Sappiamo che la relazione con il maestro spirituale è di due tipi, Vapu e Vani. Vani significa proprio istruzioni, seguire le istruzioni. Vapu è anche una vicinanza fisica, quindi servirlo anche fisicamente, preparargli la stanza o tante altre cose. Tra le due, naturalmente, la cosa fondamentale è servire le sue istruzioni, perché poi in un modo o nell'altro la forma Vapu verrà a mancare, la forma fisica, così come abbiamo detto fino adesso. La conoscenza della verità ci rende liberi, qua Sasarupa Maharaj afferma. Siamo realmente liberi da cosa? Dall'identificazione col corpo. Sappiamo realmente chi siamo noi, qual è lo scopo della vita, qual è la relazione che ci unisce a Krishna, a Dio, la persona suprema, e siamo liberi da cosa? Da quello che la mente e i sensi costantemente ci propongono. Questa consiste la libertà. Quindi noi siamo indipendenti, siamo realmente liberi nel momento in cui dichiariamo la nostra dipendenza da Dio e dai suoi puri rappresentanti. In questo modo siamo realmente, realmente liberi e possiamo essere veritieri, quindi realmente condividere la coscienza di Krishna con tutti, perché poi lo scopo è quello di condividere la coscienza di Krishna con tutti. La Prabhupada ci chiede di condividere questo dono prezioso, perché se noi non condividiamo qualcosa di prezioso vuol dire che siamo delle persone egoiste. Invece una persona sana, una persona felice vuole condividere qualcosa di buono anche con gli altri. E concludo questa caratteristica con questo punto fondamentale. La prima veridicità di un discepolo è quella di mantenere la promessa
di evitare attività peccaminose e di cantare sempre 16 giri sul suo japa. Questa è la prima veridicità di un discepolo, la promessa che si fa al maestro spirituale, si è veritieri nel momento in cui si mantengono, si cerca di mantenere, ci si sforza di osservare la promessa di evitare quello che si è stato appunto promesso durante la cerimonia di iniziazione. Quindi dobbiamo essere veritieri nel senso ultimo della parola, Maharaj spiega, agendo non per il nostro interesse, ma per quello di Krishna. Questo è il significato più elevato dell'essere veritiero. Vado avanti, c'è qualcos'altro? L'ultimo, l'equanimità. Il devoto è equanime con tutti. Vuoi leggere, Massimo? Equanime con tutti. Tutti i demoni si collocano reciprocamente come amici e nemici, ma il Vaisnava afferma che tutti sono servitori del Signore, e in quanto servitori sono tutti situati al medesimo livello. Un Vaisnava non tratta dunque gli altri esseri né come amici né come nemici. Cerca invece di diffondere la coscienza di Krishna insegnando che siamo tutti uguali, in quanto servitori del Signore Supremo, e stiamo sprecando inutilmente la nostra vita preziosa creando nazioni, comunità e altri gruppi di nemici ed amici. Spiegazione Srimad Bhagavatam 7.5.12. A livello materiale c'è sempre dualità, amico-nemico, in accordo con gli interessi che si hanno. Se si hanno interessi in comune, allora la persona è un'amica o un amico. Se in un modo o nell'altro possiamo godere insieme di qualcosa. Se non c'è questo interesse in comune, allora la persona diventa un nemico, qualcosa da cui allontanarmi. Questo a livello materiale. A livello spirituale, Krishna spiega ad Arjuna, illuminato dalla vera conoscenza, l'umile saggio vede in modo equanime il Brahmana colto e benevolo, la mucca, l'elefante, il cane e mangiatore di cani. Il devoto di Krishna, Prabhupada spiega, non fa alcuna distinzione di casta, razza o specie. Tratta in modo uguale tutti gli esseri, perché si comporta con tutti da amico e rimane sempre accanto a loro nella forma del Paramatma, il Signore. Ma perché il Vaishnava, l'aspirante devoto, può vedere tutti in maniera equanime? Come si fa a raggiungere questa qualità? Perché questa visione viene a colui che si dedica completamente al servizio di devozione, perché colui che si dedica completamente al servizio di devozione vede che Krishna è presente nel cuore di tutti gli esseri, indipendentemente dall'aspetto esterno. Non fa distinzioni di nessun tipo, non solo a livello umano, ma anche a livello di animali, a livello di alberi, qualsiasi, perché vede che Krishna è presente. E questo tipo di visione noi possiamo realmente svilupparla solo se servendo Krishna e i suoi puri rappresentanti. Diversamente, noi vedremo sempre con occhio materiale, cioè duale, qualcuno che mi è simpatico o mi è antipatico in accordo a quello che fa di buono per me. In accordo a quello io valuterò se questa persona è cattiva o non cattiva, se va bene o non va bene. E nel Bhagavatam, e qui adesso vi racconto anche una bellissima storia, tra l'altro, però volevo anche leggervi questo pezzo. Vedere con una visione equanime non significa comunque che dobbiamo trattare ogni persona allo stesso modo, ma che la nostra intenzione dovrebbe essere sempre la stessa, cioè condividere la coscienza di Krishna con tutti. Noi non dovremmo fare distinzioni. Mi ricordo in un seminario con una delle nostre guide, facevamo un seminario sulla distribuzione dei libri, ha detto un punto fondamentale che per me è stato
veramente importante, ogni volta che sono a distribuire i libri medito, perché lui ha detto, se noi abbiamo dei dubbi che, sul fatto che alcuni libri, che i libri di Srila Prabhupada possano essere adatti o non adatti, che una persona potrebbe non apprezzarlo, non potrebbe apprezzarlo, vuol dire avere dei dubbi sulla coscienza di Krishna. Perché questi libri, questa letteratura, questa conoscenza è per tutti. Questa è la visione del Vaishnava, del devoto, dell'Acharya. E circa questa visione così elevata, vi racconto una storia molto bella, se ne parla nel nono canto del Bhagavatam. È la storia di un maestro spirituale, spesso ne parla, di un re che si chiama Rantideva. È un re molto, molto elevato, molto devoto a Vishnu, a Krishna. E lui era dedito a molta austerità, lui faceva molta austerità e dipendeva completamente dalla misericordia di Krishna. Perché, come abbiamo parlato prima della misericordia, un altro sintomo della persona avanzata nella vita spirituale è che accetta tutto quello che Krishna gli dà come misericordia, non pretende qualcosa, accetta quello che arriva, arriva. E quello che arriva è esattamente quello di cui ho bisogno, perché Krishna me lo sta dando. E quindi questo grande saggio, questo re Rantideva, sta facendo grande austerità e decise di fare un digiuno di 48 giorni con lui e la sua famiglia. E quindi scaduti i 48 giorni poteva rompere il digiuno. E per rompere il digiuno altre persone, altri brahman, altre persone sagge, gli avevano portato dell'ottimo prasada, cucinato e cotto nel ghee, molto buono, molto polento. Quindi lui si stava preparando per interrompere questo digiuno di 48 giorni, e quella porzione di prasada era giusta per lui e tutta la famiglia, non c'erano... Nel momento in cui stava proprio per incominciare a rispettare prasada, per interrompere questo digiuno, passa un brahmana. Arriva un brahmana e va da lui e gli dice «Ho tanta fame, sono affamato, è da giorni che non mangio». Allora immediatamente re Rantideva prende una parte della porzione del cibo che era per lui e glielo dà immediatamente al brahmana. Dice «Non posso, qua è Krishna che mi parla». Lui è presente nel cuore di tutti gli esseri, io non posso non soddisfarlo, non posso non servirlo, e quindi immediatamente gli dà una parte. E quindi quello che era rimasto non era proprio del tutto sufficiente per tutti loro, perché una parte gliela è stata data a questo brahmana affamato, che aveva anche mangiato tanto. Quindi dopo il brahmana si stavano preparando, e nel momento in cui stavano per cominciare a rispettare la sala, passa un altro... passa un sudra. Sudra è di una casta più bassa, però proprio perché il re Rantideva aveva la visione equanime e vedeva Krishna nel cuore di tutti gli esseri, il sudra gli dice: io ho fame, da giorni che non mangio, dammi qualcosa. Allora immediatamente gli dà quello che era avanzato da quella porzione, e quindi sfama anche il sudra. E quindi ormai era rimasto veramente poco. Dopo il sudra passa un chandala. Chandala sono i mangiatori di cani, quindi le persone proprio più basse a livello, come casta, per gli occhi materiali. E non passa da solo, passa con i suoi cani. E gli dice: noi stiamo viaggiando, è da giorni che non mangiamo. E gli era rimasto pochissimo, e gli era rimasta anche solo un poco d'acqua, quindi gli dà tutto quello che le è rimasto, perché il sudra aveva, il mangiatore di il chandala aveva fame, e anche i cani, e quindi quello che era rimasto per loro, compresa l'acqua, stava per bere l'ultima goccia d'acqua, gliel'ha dovuta dare, perché te non posso pensare a me e lasciare non servire queste anime. E quindi da tutto, per lui non rimane più niente. In quel momento
arrivano Shiva e Brahma, gli esseri celesti, perché in realtà questo era un passatempo, un lilla per mettere alla prova questo grande re. E quindi loro sono così estasiati, così commossi nel vedere la grandezza di questo re, che sono pronti a dargli qualunque cosa, dice, puoi chiederci qualunque cosa. E l'antidea dice, no, a me non interessa avere niente. Il mio unico desiderio è quello di poter servire il mio Signore, Krishna. Quindi immediatamente torna a casa da Krishna, Krishna immediatamente. Questo perché? Perché vedeva Krishna veramente presente nel cuore di tutti gli esseri e quindi una persona così, un pandita, una persona saggia, illuminata dalla conoscenza, cioè dalla conoscenza spirituale, non mette se stesso al centro, ma mette Krishna e gli altri al centro, vede con occhio equanime tutti. Questa è la qualità del Mahatma, della grande anima. E quindi lui non mangia niente, pensate... Allora, nessuno mi deve rispondere, naturalmente, però pensate, se state servendo Prasada, per esempio, e non mangiate dalla mattina o da un giorno, cioè, no, continuano ad arrivare ospiti, cioè, ma come facciamo adesso? O si cucina di più, o non possiamo darlo a tutti. Cosa succede nel nostro cuore? Quando guardiamo quel prasada che esce dalla cucina, dice, no, un altro piatto ancora, un altro piatto. Quindi per questo non è facile sviluppare naturalmente queste qualità, no? Ma se ci impegniamo nel servizio di devozione possiamo realmente vedere con occhio equanime tutti e sapere che sono tutti particelle di Krishna. Non dirò i nomi, però mi ricordo che all'inizio c'erano dei bravi devoti che servivano prasada e io ero in cucina che facevo i piatti e una delle loro preoccupazioni era quella, ma avanzerà del prasada anche per noi? Però impegnandosi poi nel servizio di devozione, grazie alla misericordia di Krishna, del maestro spirituale dei devoti, questa visione è andata scemando, più o meno, diciamo, così per incoraggiare, però perché sono molto forti le spinte, noi siamo molto centrati su noi stessi, sulle nostre esigenze, per questo stiamo leggendo di queste qualità divine. Ed è una... poter vedere realmente che Krishna è presente nel cuore di tutti gli esseri. Per questo noi quando ci incontriamo si offrono gli omaggi. A chi si offre l'omaggio? Perché ci si offre gli omaggi tra Vaishnava? Perché si sa che lì c'è Krishna nel cuore. Gli omaggi non sono rivolti a me in quanto... ma perché come aspirante servitrice, come aspirante servitore... riconosco la presenza di Krishna nel mio cuore e quindi ci si offre gli omaggi a vicenda per ricordarci qual è lo scopo. Vi leggo solo questo pezzo e poi abbiamo terminato. Per capire, la visione equanime è un fatto trascendentale. Tutte le specie di vita in effetti sono anime spirituali infinitesimali coperte da differenti forme esterne. Sull'autostrada possono esserci differenti tipi di macchine e di camion di differente grandezza, ma il guidatore di ognuno di questi mezzi è sempre un essere umano. Similmente, all'interno di ogni corpo, in tutte le specie, su tutti i pianeti del mondo materiale, c'è l'infinitesimale anima spirituale eterna. E Krishna spiega nella Bhagavad Gita, io sono nel cuore di ognuno. Da me viene il ricordo, la conoscenza e l'oblio. E poi dice, sempre Krishna conferma, il Signore Supremo è situato nel cuore di ognuno, Arjuna, e dirige l'errare di tutti gli esseri viventi che si trovano ciascuno come in una macchina, come in una macchina costituita di energia materiale. Noi dovremmo agire sulla base di questa conoscenza.
Quando incontriamo le persone, quando vediamo qualcuno, quando vediamo anche un animale, qualunque cosa, noi dobbiamo sempre meditare. Krishna è presente nel cuore di tutti gli esseri, in tutte le, per quanto possa essere coperto, per quanto possa essere difficile in alcuni momenti vedere che Krishna è presente nel cuore di alcuni esseri, dobbiamo meditare su questo, che proprio perché Krishna è presente nel cuore di ogni essere, è il nostro dovere come aspiranti devoti, aspiranti spiritualisti, fare in modo che questo amore per Krishna, per Dio, che è latente nel cuore di tutti gli esseri, venga risvegliato. Come? Dando la coscienza di Krishna. Ecco, queste sono le prime quattro qualità. Poi ci sono diversi punti di cui si può parlare, però questi, giusto per dare delle indicazioni principali, poi ognuno di noi deve studiare, pregare e meditare su queste qualità. E come dicevamo prima, pregare affinché si possano sviluppare. Così come il devoto è equanime con tutti, anche Krishna è equanime con tutti. Lui infatti lo dice nella Bhagavad Gita: non invidio, non favorisco nessuno, sono imparziale verso tutti. Ma chiunque mi serve con devozione vive in me, è un amico per me come io lo sono un amico per lui. E nel Bhagavata ci sono tante storie di come, possiamo dire, di come Krishna reciproca, ricambia con i suoi puri devoti. È imparziale con tutti, ma allo stesso tempo, contemporaneamente, è molto legato a colui che gli dedica la vita. Pensate alla storia di Prahlad Maharaj, se ne parla nel Bhagavata o in tante altre storie. Io vi ringrazio dell'attenzione. Non so se c'è qualcosa che volete dire. O... Allora, poi le altre qualità che analizzeremo al ritorno dall'India, quindi ti fai da un mese. Allora, l'altra qualità è il devoto è senza difetti. Poi l'altra qualità, il devoto è magnanimo. Così uno incomincia già a meditarci. Il devoto è mite e il devoto è pulito. Queste sono le altre quattro qualità che analizzeremo a marzo, al ritorno dall'India, Krishna permettendo. Anzi, pregate affinché tutti noi si possa fare un viaggio in India cosciente di Krishna, impegnandoci a servire il Santo Dhamma e i devoti. Jai Shri Prabhupada ki jai. Un jai. Saluto anche a tutti gli amici e devoti da casa. Batin Sara, ci vediamo domenica. Nere Michele, Hare Krishna. Gianpiero. Grazie. Grazie per la presenza, per l'incoraggiamento che ci date. È molto bella la possibilità che abbiamo di poter condividere questi insegnamenti. Quindi tutti insieme dovremmo pregare e sperare che in un modo o nell'altro, grazie alla misericordia del maestro spirituale e dei suoi puri rappresentanti, queste qualità, anche in minima parte, si possano manifestare. Lasci la Prabhupada chi già è. Hare 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 Rama.